Digiton 2016, siamo in terra di Puglia, e la terza giornata. Andrea Biondi, Sole 24 Ore, tu hai seguito tutti i lavori. Qual è l'impressione che ne hai ricevuto al di là di quello che hai già scritto sul Sole? Ma la bellezza è il fatto di trattare questi argomenti che guardano al futuro, che traguardano al futuro in una terra come questa, al sud, proprio per far capire che il digitale è un qualcosa che può dare delle opportunità di lavoro, che può dare delle opportunità di sviluppo anche in terre in cui le condizioni infrastrutturali innanzitutto in qualche modo hanno penalizzato proprio questa possibilità di sviluppo. Quindi è un'opportunità da cogliere. Ben vengano delle iniziative come queste che possono attirare l'attenzione su delle questioni che sono prioritarie e che purtroppo spesso comunque non vengono trattate come tali. Andrea, ti vorrei invitare, diciamo, a fare una considerazione su un aspetto che secondo me non è secondario. In genere si raccolgono tante start-up, si dà loro l'opportunità di esprimere le loro idee, le loro proposte di impresa e vengono messe in una sorta di area riservata. Ecco, qui al Digiton tante imprese, tante start-up, tante future imprese probabilmente di successo, presente un ministro della Repubblica, tanti esperti, tanti uomini di istituzione e di impresa, cioè si è fatta forse un'operazione che difficilmente si fa altrove, cioè si contestualizzano le buone idee in un filone di economia digitale. Qual è la tua opinione a questo proposito? Che questo è uno dei segreti forse della riuscita di questa manifestazione e ci deve indicare quale deve essere la strada da percorrere, cioè quella di dare una cornice effettivamente al fenomeno delle start-up. Le start-up sono imprese, sono nuove imprese, nuova imprenditorialità. Il digitale può esaltare questo aspetto ed è un aspetto che però si è visto, è un aspetto che è nella storia, nel DNA degli italiani. Ok, non pensiamo a queste start-up come a dei visionari, no, sono semplicemente delle nuove imprese che stanno percorrendo delle strade, le nuove possibilità che vengono date dalle tecnologie e dal digitale. Dare una cornice, cioè inserire il fenomeno delle start-up finalizzate anche all'entrata sul mercato, alla vendita degli investitori, il fenomeno delle start-up può veramente contribuire alla rinascita economica del paese e più che mai alla rinascita economica di una parte del paese che è il sud, che mantiene in sé una vitalità straordinaria, a volte penalizzata da delle condizioni, come dicevamo prima, infrastrutturali, che però il digitale in qualche modo è riuscita a passare, è riuscita in qualche modo a risolvere delle condizioni che è riuscita a risolvere. Benissimo, grazie Andrea Biondi, Sole 24 Ore. Grazie a voi.